Napoli, quello che dovrebbe essere ordinario, oggi è straordinario. I cittadini in qualche modo cercano di dare un appoggio o stanno sostituendo quello che deve essere l'ordinario? Beh sì, però forse è importante questa partecipazione, no? Io credo che d'altra parte questa sia una cosa molto importante. D'altra parte, per anni, per esempio, Lega Ambiente faceva la pulizia delle, diceva, aveva quella puliamo il mondo, e faceva quell'azione dimostrativa. È chiaro che poi deve essere raccolta dalle istituzioni e portata avanti, perché se no non ha più senso, però è un senso di partecipazione molto civico che ci deve far molto anche pensare, ci deve anche molto far pensare, come posso dire, anche a livello ideologico, che cosa significa. Per alcuni napoletani oggi è la dimostrazione che il senso civico appartiene a loro stessi, ma per molti ancora il senso civico è un optional. Come si fa a far cambiare idea agli altri? Sì, questa è la cosa più difficile, abbiamo avuto sempre difficoltà proprio in questo. C'è sempre questa doppia Napoli, no? Questa Napoli, diciamo, di sopra e questa Napoli di sotto, che raramente si sono incontrate. Quando si sono incontrate hanno dato il meglio di sé, ma molto spesso non si sono incontrate. Farle incontrare, questo è importante. Io credo che oggi la città sia preparata a fare un salto, perché si riappropria del proprio orgoglio, del proprio senso civico, e si riappropria anche della dignità, questa parola un po' ambigua che però oggi ha un significato in questa città, e questo è molto importante. Questo è il momento da cogliere, non bisogna farlo passare, non bisogna tradirli, no? Non bisogna deluderli. Che messaggio può mandare alla cittadinanza? La cittadinanza deve accogliere questi ragazzi come i suoi figli migliori e deve fare in modo che tutti abbiano il senso civico come questi ragazzi.